Presento adesso ai colleghi un caso interessante di cardiopatia congenita complessa. Mentre scorrono queste prime immagini relative ad un feto giunto alla nostra osservazione nel secondo trimestre, ricordo che l'esame del cuore rutinario dell'esame morfologico del secondo trimestre prevede la valutazione ovviamente della scansione delle quattro camere, la scansione degli assi lunghi destra e sinistra ed in casi selezionati l'esecuzione di una ecocardiografia fetale. L'anatomia restante era assolutamente normale in questo feto e anche questo rappresenta, per i motivi che analizzeremo di qui a poco, un elemento fondamentale dal punto di vista diagnostico. Ho voluto soffermarmi su questa immagine del profilo che dimostra l'assoluta normalità del profilo di questo feto e soprattutto l'assenza di una micorniazia, perché, come dimostreremo di qui a poco, la cardiopatia di cui adesso andremo a discutere può rientrare in un quadro sindromico in cui uno degli elementi caratteristici è la presenza di un mento piccolo. Partiamo da un'osservazione di una quattro camere che è assolutamente normale, mentre nella ricerca delle sezioni degli assi lunghi vedete come vi sia un'immagine alquanto caratteristica in cui vi è questa biforcazione a V rovesciata con apice quindi verso la porzione anteriore del torace. L'asse corto del ventricolo destro anch'esso non ha l'aspetto tipico caratteristico che ci si aspetterebbe in un cuore normale, ma ecco l'immagine più suggestiva che ci consente di inquadrare la patologia in oggetto. In primis, la prima cosa che dobbiamo notare è la presenza di questo importante difetto interventricolare sottoaortico con malallineamento settoaortico. Quindi abbiamo due elementi fondamentali: la presenza di una quattro camere normale e la presenza di un difetto da malallineamento con emergenza dell'aorta ascendente a cavaliere del difetto. Ancora in questa immagine della sezione quattro camere si dimostra la presenza di una proiezione in apicale che risulta assolutamente normale. L'unica cosa che notiamo in questo caso è soltanto una lieve esuberanza della banda moderatrice lì in basso verso l'apice nel ventricolo destro. Atri di uguali dimensioni, setto primo e setto secondo assolutamente regolari, valvola del foramen ovale che apre regolarmente nel lato opposto a sinistra. La valutazione della funzionalità delle valvole atrioventricolari risulta normale, abbiamo visto prima le A sulla tricuspide, vediamo adesso le A sulla mitrale, ma questa che stiamo vedendo adesso è un'altra delle immagini caratteristiche del caso di cui stiamo discutendo. Vedete, questa è la flussimetria dell'arteria polmonare e si può già vedere in questi casi una velocità molto elevata, si parlava di oltre 2 metri al secondo e allo stesso modo era evidenziabile sicuramente un importante rigurgito che però vedremo meglio in seguito. Torniamo adesso però sulle immagini che abbiamo detto essere assolutamente caratteristiche per poterci dirigere e per poter formulare una diagnosi che sia quanto più possibile precisa. Questo è un elemento assolutamente caratteristico. Abbiamo detto, quindi quattro camere assolutamente normale. Aorta a cavaliere, ci stiamo orientando quindi verso una tetralogia, una malattia di Fallot, ma non troviamo l'immagine tipica della malattia di Fallot, cioè della stenosi della polmonare. In realtà questa è una variante molto poco frequente
della tetralogia di Fallot in cui vi è un'assenza della valvola, della valvola polmonare. Quindi in realtà quell'immagine a V rovesciate che noi abbiamo visto nelle proiezioni precedenti non erano nient'altro che i due rami destra e sinistra della polmonare fortemente ectasici per l'assenza della valvola nel tronco principale della polmonare. Vedete come l'aorta nasca sostanzialmente da sinistra, quindi la maggior parte del calibro dell'aorta nasce dal ventricolo di sinistra, e questo ovviamente pone la diagnosi differenziale col ventricolo destro a doppia uscita. E ancora una volta questa immagine, che è assolutamente tipica di questa variante particolare della tetralogia di Fallot, in cui si vanno ad individuare il ramo destro, in questo caso della polmonare, e il ramo sinistro, che chiaramente sono fortemente ectasici in quanto mancando la valvola polmonare nel tronco principale della polmonare vi è un iperafflusso di sangue che conferisce questo aspetto caratteristico. L'aorta, come di abitudine, è un'aorta ectasica. Vedete l'ampio difetto sotto aorta, che qui vedete come parte della massa della colonna ematica che proviene dal ventricolo destro confluisca ovviamente nell'aorta per la presenza dell'ampio DIB. Scorreranno adesso ancora delle immagini relative a questo caso e torniamo ancora una volta sul Doppler pulsato e vedete quella che in realtà è una grave insufficienza della polmonare, per ovvi motivi, mancando completamente la valvola. È chiaro che vi è un movimento della colonna ematica, sia in senso anterogrado che in senso retrogrado, praticamente costante per ogni ciclo cardiaco. Abbiamo già detto che l'assenza della valvola conferisce ai due rami polmonari questo aspetto caratteristico dilatato ed ectasico, e abbiamo visto come invece nella sezione mediastinica alta dei tre vasi vi era un regolare vena cava superiore. Ancora una volta, nella ricerca della sezione asse corto destro si vede un'immagine che non è assolutamente quella tipica dell'asse corto destro, e un altro elemento tipico di questo tipo di patologia è l'assenza del dotto arterioso. Ricordiamoci che già di per sé nel Fallot classicamente può mancare il dotto, o in alcuni casi quando è presente ci può essere un reverse flow. In questi casi invece ed è questo un caso tipico, può invece essere completamente assente il dotto arterioso. Rimaniamo ancora qualche secondo su questa immagine, perché vorrei che rimanesse ben impressa nella vostra memoria questa immagine tipica, che è assolutamente caratteristico di questo tipo di patologia, ovvero l'emergenza della aorta ascendente a cavaliere del difetto. Ricordiamo inoltre che nelle patologie conotroncali in genere la proiezione delle quattro camere è normale. L'unico piccolo sfuggente elemento che può presentarsi è una lieve accentuazione della levocardia, quindi l'asse cardiaco spostato lievemente verso sinistra. Ricordiamo inoltre che le malattie conotroncali possono associarsi a diversi quadri sindromici, tra cui non dimentichiamo mai la possibile delezione del 22, quindi la sindrome di DiGeorge, e tante altre. Ricordiamo inoltre di far eseguire alla paziente, oltre che la consulenza genetica, anche la consulenza cardiologica.